Bentornati alla mia cucina. Quest'oggi incominciamo a preparare qualcosa per il Natale, cioè un antipasto. Come ingredienti io ho qua 500 g di patate lesse e schiacciate nello schiaccino. Poi aggiungo 150 g di tonno all'olio però l'ho sgocciolato. Mettiamo dentro. Poi abbiamo 50 g di parmigiano grattugiato. Inseriamo pure dentro. E 50 g di pan grattato. Aggiungiamo un uovo. Incominciamo ad impastare e poi assaggiamo se ci vuole il sale, perché siccome c'è il parmigiano e il tonno, comunque un pochettino di sale ci vorrà sempre. Anzi, lo aggiungo e poi assaggiamo. Con questo impasto ora formeremo degli alberelli e poi andiamo a infornare. Impastiamo tutto e poi proseguiamo. Io ho preso degli stampini di Natale, come vedete ho una stella, un angelo, un albero di Natale. Li vado a infarinare leggermente di dentro, semplicemente così. Sul tagliere mettete un pochettino di farina, prendete un pugnetto di preparato che abbiamo preparato, lo schiacciate e poi incominceremo a fare le formine. Vedete? Mettete sulla teglia con carta da forno. Abbiamo messo un goccino d'olio d'oliva sopra ogni formina ed ora andiamo ad infornare. Forno caldo statico 170 gradi per un 15-16 minuti. Ed ecco pronto uno dei nostri antipastini. Ovviamente non faremo solo questo per antipasto. Ora vi faccio vedere quello che abbiamo fatto. Ad esempio prendo una stella, infilzo lo stuzzicadente e sotto mettiamo, io in questo caso ho preso dello svizzero, un cubetto di svizzero, e poi li posizioniamo sulla tovaglietta. È un'idea carinissima, sono gustosissimi veramente. Sul mio canale potete trovare altre ricette di Natale, come dal primo al secondo al dolce, di tutto e di più. Se vi va, nei prossimi giorni faremo ancora tante idee per Natale. Un bacione da Francesca Salvatore, ciao, alla prossima.